Che giorno sarà domani? 14 febbraio, San Valentino. E voi lo festeggiate San Valentino? Sì? No? Non avete fidanzato? Non avete un innamorato? Non siete innamorati di nessuno? Siete sposati? E sì, perché tante volte uno si sposa poi dopo il San Valentino. Ciao, marito torna a casa. E la moglie lì ha già preparato un bel pranzetto. E aspetta. E cosa aspetta? Vede il marito che va a lavarsi le mani, va a tavola, si siede, bello bello, dice: "Oh, ma che bel pranzetto, cosa succede?" E cosa succede? Che si è dimenticato San Valentino, naturalmente, no? E allora come fare per farglielo ricordare? Ma preparare, non so io, dei biscotti a forma di cuore, ci sono tante ricette adesso, se guardate su YouTube, no, tanti amici che stanno mettendo varie cose, insomma, che uno capisce subito, insomma, gli date un attimino di guida, no? Dice, vabbè, una cosa a forma di cuore, perché cavolo te lo faccio, mica perché devi andare al cardiologo, no? Ma quello, niente, non capisce. E allora cominciate a dire, oh, caro, ma sai che giorno è oggi? E lui guarda l'orologio col datare e dice, sì, perché non ti sei rotto l'orologio? Non abbiamo il calendario. Com'è ti interessa? È 14. È 14 di cosa? Ma allora sei proprio fuori. Come 14 cosa? È 14 febbraio, no? È 14 febbraio, cosa succede? Che ne so io cosa succede? C'è da pagare la bolletta del gas? No. Quella dell'acqua? Devono venire, non so, ad aggiustare quel rubinetto che fa sempre quelle gocce che di notte dà un fastidio. Deve venire lì. Ecco, deve venire l'idraulico. Magari veniva l'idraulico. Chissà, forse lui lo sapeva. Era un ragazzo, forse si ricorda. E dice, ma come non si ricorda? Perché non dovrebbe ricordarsi? Cosa non deve ricordarsi? Come si cambia un rubinetto? Ma vedi, tu non mi vuoi bene più. Il marito tra secoli diceva, adesso scusa, io vorrei mangiare, ma mi sembra che hai fatto anche un bel pranzetto, ma perché mi vuoi far mangiare freddo? No, io proprio non ti vorrei far mangiare a questo punto. Come non vuoi farmi mangiare? Perché? Ecco, tu non ti ricordi mai di niente. Ma perché tu mi hai detto che dovevo prendere qualche cosa? No, non mi ricordo. Ecco, vedi. Va bene, adesso allora fammi capire. Però dai, accendi la televisione. Accende la televisione e ovviamente cosa fan vedere? Fan vedere gli innamorati che, oh, guarda, oggi è San Valentino, la festa degli innamorati. E lui ancora non l'ha capita, dice, ma sempre ste stupidate. Ste stupidate, ho capito, sono stupidate perché tu non ti sei mica ricordato però. Cioè, tu vuoi dire forse che... sì, proprio quello volevo dire. Ma no, dai, ma come ho fatto a dimenticarmi? È vero, ma avevi chiesto una volta... Mi sono dimenticato. Va bene, dai, se me lo dici così, ti sei dimenticato, però non dovresti, succede una volta all'anno. Come succede una volta all'anno? Scusa, ma io ho visto quello lì coi fiori e mi sono ricordata che mi avevi chiesto di andare dal fiorista perché avevi finito praticamente quel liquido che metti nei vasi dei fiori perché sennò i fiori non ti vengono bene. Ah, quello? Non ti sei proprio ricordato che oggi è San Valentino? San Valentino? Vabbè, ma... Scusami, per gli innamorati, no? Ma io pensavo che tu eri innamorato di me. Io? Cioè, no, non voglio dire quello. Voglio dire, no, ma io sono innamorato di te. Scusa, cara. No, no, non capire male, eh? Non capire male, però intanto te ne sei dimenticato. Scusami, scusami, sai, è passato tanto tempo. No, non volevo dire quello. Passato... No, no, scusa, scusa, scusa. No, scusami, scusami, ma sai, ho tante cose per la testa, il lavoro, le incombenze. Che incombenze?
quelle lì, insomma, quando vengo a casa non so più cosa fare, insomma. Va bene, dai, ho capito. E qui si diventa vecchi e tu proprio, diciamo, dai la verità. Non ti importa più di me? Ma sì che mi importa di te. No, non è vero, ti ho fatto anche quei biscottini lì a forma di cuore e non te ne sei accorto. A forma di cuore? Ah, sono a forma di cuore. E vabbè, beh, forse non ti sono riusciti bene, no? A me sembrano delle ciambelline bruciate, veramente. Ecco, sei sempre il solito. Vedi, io sto qui, ti preparo anche i biscotti a forma di cuore, mi dici che non è vero? Ma insomma, ma è possibile mai? Ma perché cavolo, mai sposato, insomma? Ma tu non mi hai mai voluto bene? Ma sì che ti ho voluto bene, ma da... Volevo dire, no, ti voglio bene, guarda, anzi apprezzo tutto quello che hai fatto. Sai cosa facciamo? Questa sera... Andiamo a mangiare in quel bel ristorantino che ti piace tanto. Sì, dai, vabbè. Il ristorantino che mi piace tanto. È chiuso oggi. Ah, è chiuso. E allora, andiamo in un altro, dai. Ti porto in centro. Hai presente dove lavora quel gran cuoco che vediamo sempre in televisione? Non ti è simpatico, eh? Però dici sempre, sì, antipatico, ma che bei piattini che fa. Dai, andiamo là, va bene? Va bene, dai, facciamo così. Però, non è la stessa cosa. Come non è la stessa cosa? Certo che è la stessa cosa. Non so perché cosa volevi, dei fiori? Ma l'assurda... Cioè, no, non volevo dire quello, no. Dai, li prendiamo i fiori. Ma dovevi ricordartelo tu però. Vabbè, non mi sarò ricordata dei fiori, però mi sono ricordato di un'altra cosa. Che cosa? Perché ho una cosa in tasca e adesso te la do, eh. Guarda. Ma allora ti sei ricordato? Ma che bello! Ma questa sì che è una sorpresa! Sì, è una sorpresa! Come i tuoi biscotti a forma di cuore, eh? Dai, che ci vogliamo bene! Tutto è bene, ciò che finisce bene. Questo è stato un bel San Valentino comunque. Ci è voluto un po', poi dopo alla fin fine per convincere questa moglie qui. Voleva fargli una sorpresa, l'ha fatta un pochino penare, però insomma le sorprese piacciono a tutti, che siano oggetti preziosi o siano anche semplici cioccolatini o un mazzo di fiori, sono sempre graditi perché è San Valentino. Ciao!